Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato ben 9 letture. Io ovviamente farò delle brevissime considerazioni. Uno slogan per ogni lettura, per farci focalizzare un po' il percorso che la Chiesa vuole appunto farci meditare durante questa bellissima e solenne liturgia. La prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della creazione. Dio crea. Sapete che creare significa fare qualcosa dal nulla. Dio crea, cioè dà origine al tutto, dall'essere a tutte le cose, da tutto. Tutto ciò che è viene da Lui. Sapete che noi non chiamiamo il mondo natura, lo chiamiamo creato. Noi non crediamo all'evoluzione, noi crediamo alla creazione e di tutto quello che c'è ne ringraziamo il Signore. Seconda lettura è il sacrificio di Isacco fatto da Abramo, l'unico figlio. Dio che dà tutto ha il diritto di chiedere all'uomo tutto, perché l'uomo tutto deve a Dio. Non dimentichiamolo mai. Alla Salette, dove andremo se Dio vuole in pellegrinaggio parrocchiale, chi vuole sarà il benvenuto quest'estate, per mezzo della Madonna Dio disse a tutti: vi ho dato 6 giorni per voi, per lavorare, mi sono riservato il 7º, ma non me lo volete dare, nemmeno ciò che è dovuto molti uomini danno al Signore, quando saremmo tenuti a dare tutto. Terza lettura, l'Esodo, il passaggio del Mar Rosso. Dio libera. Dio libera da ogni situazione di morte, da ogni schiavitù, soprattutto dalla più crudele e umiliante schiavitù, quella del peccato. Però attenzione, per essere liberati dal peccato, ecco perché bisogna confessarsi a Pasqua, bisogna riconoscere il peccato come tale, pentirsi del peccato e lasciare il peccato. Perché se il peccato non è riconosciuto come tale, se del peccato non ci si pente e se il peccato non lo si lascia, non c'è nessuna liberazione. E il faraone, che simboleggia il diavolo, non rimane sommerso dalle acque, ma rimane purtroppo attaccato alle nostre calcagne e ci tiene incatenati con le sue catene. Quarta lettura. Avete sentito? Tuo sposo è il creatore. Dio sposa, Dio desidera vivere con i suoi figli un rapporto analogo a quello nuziale. Voi sapete che esiste un sacramento nella Chiesa, sacramento oggi molto in crisi. Non è senza motivo che Dio ha istituito il sacramento del matrimonio, anche se molti sembrano averlo dimenticato. Non è senza motivo che un battezzato non può contrarre nessuna forma di unione legittima se non attraverso il sacramento del matrimonio. Uno dei motivi, non l'unico, è che quel sacramento, che è un giuramento inviolabile, che lega due persone per sempre, l'una all'altro in maniera indissolubile, è figura, dice San Paolo, di ciò che è il legame che Dio vuole avere con noi. Egli desidera avere un rapporto con noi totale, di amore totale, pieno, incondizionato e indissolubile, al modo con cui un santo sposo ha nei confronti di una santa sposa e viceversa. Quinta lettura, avete sentito? Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Dio sa quello che fa, lo sa molto bene. Noi non lo capiamo, ma Lui lo capisce. È importante che capisce Lui. Molti uomini giudicano le opere di Dio, cominciano a chiedergli perché questo, perché quest'altro, perché questa disgrazia, perché questa sofferenza. Sapete che a Dio non si chiede perché, eh? È peccato mortale chiedere a Dio perché, perché Dio non è tenuto a dare ragioni a noi di quello che fa. Siamo noi che dovremo rendere conto a Dio di quello che abbiamo fatto con la nostra vita. Il rapporto, capite, che è leggermente invertito.
Sesta lettura. Dio non ha uguali. Lui è Lui e noi siamo noi. Avete sentito quel bellissimo versetto? Egli è nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Guai all'uomo che si mette a livello dell'Altissimo, che gli rifiuta l'obbedienza che gli è dovuta, l'amore che gli è dovuto, e guai soprattutto, abbiamo sentito sempre nella lettura di Baruch, ad abbandonarlo e abbandonare le fonti della sapienza. Avete sentito? Perché le cose vanno storte nella nostra vita? C'è molta gente che le cose gli vanno storte e dice, contro la quinta lettura, ah, perché Dio mi fa andare storte tutte le cose? Ma Dio gli risponderà, guarda che non sono io a mandarti le cose storte, a suo tempo chiaramente gli risponderà, sei tu che te le sei mandate storte da sole. Perché chi abbandona il Signore e chi sta nel peccato, tutto gli andrà storto. Può metterci proprio, esserne sicuro, la firma sotto, senza nessun dubbio. Settima lettura, Dio purifica. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Ma attenzione, l'uomo continuamente macchia e insudicia. I sette vizi capitali, specialmente quelli più turbi, tra cui la lussuria. Però chi è che viene purificato dal Signore? Chi si riconosce bisognoso di purificazione. Perché chi macchia e insudicia, ma neanche vuole riconoscere che macchia e insudicia, non sarà purificato da Dio. Ottava lettura. Bellissimo, no? San Paolo dice, abbiamo vissuto nei panni dell'uomo vecchio, adesso viviamo nei panni dell'uomo nuovo. E esiste un uomo vecchio, esiste un uomo nuovo. Chi è l'uomo vecchio? È l'uomo mondano, è l'uomo che vive secondo lo stile del mondo, è l'uomo che vive nei vizi e nel peccato. Quell'uomo, dice San Paolo, noi dobbiamo crocifiggerlo perché quell'uomo è l'immagine di Cristo crocifisso. L'abbiamo contemplato ieri. Cristo crocifisso non aveva più la forma di uomo, era raccapricciante per come era diventato sotto i colpi della violenza. Ma quell'immagine è l'immagine di come è ridotto l'uomo che vive nel peccato, irriconoscibile. L'uomo nuovo è rappresentato da Cristo risorto. È l'uomo libero dai peccati, è l'uomo rivestito di grazia, è l'uomo simboleggiato da Gesù risorto. Capite perché a Pasqua la confessione, ovviamente la confessione bisogna farla come Dio comanda, quindi pentiti e lasciando i peccati, e ricevuta l'assoluzione, la comunione, quindi il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce. Ultima parola. Dio ha vinto la morte. Abbiamo sentito il Vangelo del racconto della risurrezione. Secondo Matteo, perché siamo nell'anno A, ci sono due particolari del racconto di Matteo. Avrete forse notato. Chi è che rotola la pietra del sepolcro? È l'angelo. Non è che Gesù ha rotolato la pietra, perché prima Gesù è uscito dal sepolcro. Perché i risorti non hanno bisogno di rotolare la pietra, perché passano attraverso i muri, i corpi glorificati. L'angelo rotola la pietra perché? Perché deve far vedere che quella tomba è vuota. E domanda che dobbiamo porci tutti noi, perché quella tomba era vuota? È lo stesso Matteo che più avanti dirà che i giudei si inventarono la storia e la fecero sottoscrivere da Pilato. Cioè, guarda, devi dire in giro che questo aveva detto che sarebbe risorto. Quindi, mo la tomba è vuota. Tu devi dire che sono venuti i discepoli di notte, hanno menato alle guardie e hanno rubato il cadavere. Se no questi chi lo sa che vanno a dire in giro. E così è stato. Ma attenzione, Gesù non ha mostrato a nessuno il fatto della risurrezione. Ha fatto vedere la tomba vuota. Come mai è vuota quella tomba? Noi ci crediamo veramente che il Signore è risorto? Ma veramente? Con tutto quello che questo significa, tra poco rinnoveremo le promesse battesimali, no? Le promesse battesimali è una cosa grossa. Rinunciate a Satana. Tutti quanti dicono, sì, ma sei sicuro?
Perché chi non ha rinunciato al peccato mortale non ha rinunciato a Satana ancora, anche se non è che è indemoniato, che urla e che strepita, ma la sua anima non è in grazia, non appartiene a Cristo, è ancora sotto le grinfie del faraone, no? La tomba vuota è il terremoto. Ci fu un terremoto, l'angelo rotola la pietra e rotolata la pietra è il terremoto. Vi ricordate, ce l'avete ammesso tutti domenica scorsa, spero, eh? Si è letta la passione secondo Matteo. E cosa è successo alla morte di Gesù? Lo ricordate? Terremoto. E con quel terremoto sono usciti morti dai sepolcri risuscitati. Due terremoti. Uno alla morte e uno alla risurrezione. Che significano due terremoti? Che la morte e la risurrezione del Signore sono veramente due terremoti. Cioè due eventi che sconvolgono e cambiano il corso della storia della vita. È da questi due eventi che ogni cosa trae luce e senso. Riassunto: Dio crea e dà tutto, Dio può chiedere tutto, Dio libera chi si lascia liberare, Dio sposa chi vuole entrare in un rapporto sponsale con Lui, Dio sa quello che fa, crediamoci. Dio non ha uguali, nessuno è come Lui. Dio purifica, Dio fa nuove tutte le cose e Dio ha vinto la morte. Questo è il grande messaggio di questa notte santa. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.